Siamo con Marco Costanza, famoso youtuber apprezzato soprattutto anche per i suoi vlog, l'ultimo dal Lugano Plan B Forum. Io personalmente l'ho apprezzato tantissimo. Marco, per chi non ti dovesse conoscere, due parole su di te, chi sei, il tuo canale. Allora, sono un massimalista Bitcoin, ormai lo sono diventato durante quest'anno, anno in cui mi sono licenziato, quindi prima ero un normale lavoratore dipendente, adesso per lavoro faccio divulgazione sul settore finanziario, cripto ed ora sempre più Bitcoin centrico. Perfetto. Ecco, qual è il tuo sentiment, come è cambiato la luce di quello che è successo negli ultimi giorni, l'ultima settimana, soprattutto appunto dopo il crollo di FTX? Allora, sicuramente è stato un grande male, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Cerco sempre di guardare l'aspetto positivo e sicuramente è un evento che metterà tanta luce negli occhi alle persone, che capiranno che quello che è successo con FTX è un problema legato alla speculazione, che è tutto un sistema creato dalla finanza tradizionale che abbiamo utilizzato fino ad oggi, e che quindi il settore cripto è altro. Il settore cripto, soprattutto Bitcoin, è custodire i propri Bitcoin, non lasciarli che custodiscono terzi, evitare di fare operazioni speculative troppo, diciamo così, rischiose, e quindi secondo me può portare consapevolezza, e quindi da qua ai prossimi anni credo che sarà un evento spiacevole ma che servirà a tante persone. Okay. Ecco, secondo te qual è proprio la lezione più grande che si può trarre? Secondo te servono più regole nelle cripto alla luce di quello che è successo? No, secondo me non servono più regole, serve più consapevolezza da parte degli utenti. Cioè, un mercato cripto regolamentato è la stessa identica cosa di un mercato con la finanza tradizionale, non cambia nulla. Quindi quello che invece serve è consapevolezza delle persone per capire qual è la differenza tra il mondo Bitcoin decentralizzato, dove sei tu il controllore del tuo reale valore, e invece il mondo speculativo, dove insomma approfittiamo di tutto il resto per cercare appunto di trarre vantaggio, però appunto ci sono anche i loro rischi collegati, quindi è importante capire queste differenze. Poi si può utilizzare anche il mondo speculativo, non è un male, glielo faccio, però è importante che le differenze siano ben chiare. Ecco, e finora abbiamo utilizzato spesso gli exchange, la SeFi, anche per avere delle rendite extra, per esempio su Bitcoin, su Ethereum, magari non tutto il wallet ma una percentuale del portafoglio. Sì. Non so se anche tu l'hai fatto, sì, o se sì. Ora cambierà il tuo atteggiamento verso la SeFi, o se continuerai magari utilizzando più la DeFi. Ma allora, io sono stato abbastanza, diciamo, anche fortunato nell'evitarmi tutti gli scandali che ci sono stati quest'anno, da Luna a Celsius a FTX, semplicemente seguendo una regola, buon senso. Cioè, quando vedo degli interessi troppo elevati e quindi un guadagno troppo forte per quel periodo di tempo, cioè l'8% che c'era su FTX o il 20% su Luna, ti fanno capire che ok, magari lo sostengono in quel momento perché il mercato è rialzista, ma in un momento che stiamo vivendo ribassista, non dico che è chiaro e facile, però ci si può già arrivare a pensare che sotto sotto qualcosa di molto rischioso ci sia per permetterti quelle percentuali. E quindi sì, è un bene magari provarle perché uno fa esperienza, però deve capire che la sostenibilità è la parola chiave. Se qualcuno mi offre un interesse troppo elevato in un momento in cui non c'è nuove persone che entrano sul mercato, non c'è liquidità, probabilmente sto rischiando veramente tanto. Perfetto. Ecco, secondo te questo evento, questo crollo, era l'evento che ha portato al bottom? Abbiamo toccato il fondo? Oppure, vista anche la situazione macro, ci riferiamo in particolare all'inflazione che comunque non sta diminuendo, la guerra eccetera, sì, ci può ancora aspettare un 2023 di lacrime e sangue? Allora, partendo dal presupposto che il bottom non si sa mai quand'è, e quindi è sbagliatissimo cercare il minimo, la strategia migliore è quella di costruirsi una strategia, decidere di entrare in diversi archi temporali, a diversi livelli di prezzo, quindi non ha senso cercare il bottom. Mio puro parere personale, non abbiamo ancora raggiunto il bottom proprio per i motivi che citavi, cioè a livello macro il mercato, che nel 2021 è stato sostenuto da un ingresso veramente di tantissima speculazione, il prezzo di Bitcoin è schizzato da 20.000 a 60.000 in un niente,
queste dinamiche non ci sono più e quindi non penso che possa arrivare un bull market a breve, ma soprattutto vista la recessione che sta arrivando in diversi paesi, credo che anzi potremmo ancora vedere una discesa, magari non così forte, ma direi duratura per un buon anno, anno e mezzo. Diciamo, io mi sto preparando a questo scenario. Poi se accade, se non accade, pazienza, nel frattempo io compro col mio piano e quindi perfetto, vediamo cosa accade. Ultima domanda, cosa ti aspetti dal 2023 nelle cripto? Cosa pensi che possa succedere? Vedi qualche trend in arrivo? Oppure dobbiamo aspettare l'halving per iniziare a vedere un po' un'inversione di tendenza? Allora, come tendenza vedo, in realtà spero anche che ci si sposti tanto verso Bitcoin, ma non perché Bitcoin è meglio, perché Bitcoin è l'unica, perché è la prima, perché Bitcoin fa le cose in modo diverso da come le abbiamo sempre fatte. E quindi, ok, figo il Web3, gli NFT, tutta quella, diciamo, ondata di freschezza e innovazione che sta arrivando, ma questa innovazione tecnologica che non stravolge la società umana, si vive sempre secondo le solite regole. Nel 2023, con un bear market, se sarà sempre così impattante, credo che tante persone capiranno che il prezzo di Bitcoin in realtà è sostenuto da un valore ben diverso rispetto a tutto il resto e quindi capiscono la reale rivoluzione che da qua ai prossimi 50-100 anni il mondo metterà in atto. Perfetto, grazie mille Marco. Grazie a te.